Nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche all'aeroporto di Bologna un'iniziativa di sensibilizzazione per diffondere sempre più la cultura della sicurezza tra la community aeroportuale. Una tematica di livello assolutamente globale, tale che l'Agenzia dell'ONU ha deciso di promuoverla in tutto il mondo. Ci sono paesi più avanzati, ce ne sono meno, ma sicuramente occorre uno sforzo corale per far sì che il numero di infortuni gravi o lievi che siano diminuisca progressivamente di anno in anno. Tra maschere antigas, giubbotti ad alta visibilità, caschetti e cuffie antirumore, a chi lavora in aeroporto è stata ricordata l'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione individuale. Ma non solo, l'obiettivo è di fare squadra, intervenendo sugli eventuali comportamenti non sicuri di chi ci lavora accanto. Credo che tu puoi mettere in piedi tutte le strutture, le infrastrutture che vuoi, ma se poi non si fa squadra, non si seguono le cose insieme, non ci si aiuta a metterle in pratica, come sempre non funzionano. Durante la giornata è stato distribuito un volantino informativo con pochi principi, di importanza però fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. È importante che si diffonda a livello proprio aziendale, a livello individuale, la cultura della sicurezza. Tutti noi nel mondo del lavoro diamo per scontato certe cose, no? Cioè diamo per scontato che non possa succedere niente e quindi certe volte questa cultura della sicurezza la gestiamo come una cultura abitudinaria. Insieme si fa sempre meglio. Faccio del bene a me. Questo lavoro è un gioco di squadra dove tutti devono essere assolutamente consapevoli del posto di lavoro in cui lavorano, di quelle che sono le loro responsabilità, appunto per fare in modo che la sicurezza sia un valore primario. La sicurezza sul lavoro è sicuramente fondamentale, soprattutto in un ambiente complesso come un aeroporto. È giusto che lavorando, poi quando la giornata lavorativa termina, si vada a casa in tutta serenità senza portarsi dei problemi che sono successi in termini fisici, che ovviamente non fa bene a nessuno e non lo vuole nessuno. Safety e la sicurezza in generale sono fondamentali in un aeroporto come in tutti i luoghi di lavoro. Ti dico, questa è un'azienda che ha lavorato tantissimo sulla cultura della sicurezza, quindi è fondamentale che chi ha la responsabilità di vigilare sui DP lo faccia con molta attenzione.